Allora ragazzi, nuovo video qua sul canale, siamo qua con il campione, con Ale Botturi e la sua incredibile Yamaha Tenere 700 per questa Africa Eco Race 2022. Bottu, grandissimo per noi, è un onore star qua a vivere questa esperienza con voi pilotoni, è veramente per noi appassionati è magico e questi qua sono i contenuti veramente che ci danno quel pizzico di... Penso, ma soprattutto quello, sai cos'è? È l'Africa che ti dà, è l'Africa che dà quella atmosfera particolare dove vivi un'avventura grande, di avventura, di notti nei bivacchi, di ritrovi. È proprio questa atmosfera di gara che è una cosa incredibile, vedere tutte queste moto preparate, anche partecipanti alla Malmoto, le squadre ufficiali come voi. E gente che ha da raccontare un sacco di storie, di gare, di avventure, di esperienze, incredibile. È proprio così, nella gara ci sono tante diversitudini di sì. Come uno l'affronta dal team ufficiale, ma ai ragazzi della Malmoto che si arrangiano a farsi la moto, assolutamente, e hanno veramente massimo rispetto e stima anche da noi, assolutamente, piloti, nonostante magari battagliamo per una classifica, loro battagliano per arrivare in fondo, perché il sogno è il sogno. Vedete, io quando sono arrivato la prima volta al Lago Rosa non era tanto il risultato, ma è il sogno di essere arrivato al Lago Rosa che ti dà una cosa, un'emozione dentro incredibile. Assolutamente, assolutamente. Allora adesso andiamo a vedere con Alessandro, perché qua dietro di me c'è una Tenere 700 un po' particolare, ma con Ale andremo a vedere nei dettagli da cosa si differenzia questa moto con quella di serie. Ale, ci vuoi raccontare un attimo questo mezzo che è molto particolare? Come dicevamo prima, è un progetto lunghissimo che Yamaha con te sta sviluppando, anche con Paul eccetera eccetera, da diverso tempo, per poi arrivare finalmente prima al Rally di Tunisia che hai vinto e poi adesso siamo qua all'Africa Eco Race. Sì, è un progetto che non è nato, come ho detto, 2 mesi fa, ma è 2 anni che ci stiamo lavorando e ci sono dei ragazzi dietro che veramente si sono fatti un culo. Perché sono qua dietro di noi, ci stanno guardando tutti quanti. No, tutti qua sono. Hanno lavorato veramente tanto in questi mesi, perché portare una moto di serie, perché alla fine è una moto di serie dove certo. Puoi andare a comprare tranquillamente al concessionario, portarla a fare una gara africana non è facile, ma la forza del Tenere è che puoi farlo. Stanno dimostrando anche i ragazzi che sono della Malmoto, sì, assolutamente. Sono in 3 con un tenere di serie, sono qui a fare l'Africa Race e veramente la moto ha un potenziale veramente alto e da qui abbiamo iniziato a lavorare. La cosa Ale che ti chiedo, che interessa a molti, è: questa moto parte veramente dalla moto di serie o ha solo le sembianze della moto di serie? Nel senso, cosa c'è della moto originale? No, alla fine è una moto di serie, perché i serbatoi sono quelli di serie. Questo qua della World Ride, della giusto? World Ride, il telaio, il motore, il forcellone, tutta roba derivata di serie. Cambia il lato, diciamo, posteriore, perché avevano dovuto mettere più benzina. I serbatoi per avere più autonomia, per arrivare ai 32 litri di... per avere un'autonomia di 250 km. Quindi così, diciamo, quanti litri hai totali? 22 anteriori e 10 posteriori. Ok. Ho detto bene, Ema? Quasi. Più o meno. Quanta autonomia riusciamo ad avere con questi serbatoi? Regolamento dice che devi avere un'autonomia di 250 km. Almeno 250 km. Penso che siamo intorno ai 290 sì. di autonomia. Poi consideriamo appunto che qua non è che si va a passeggio, stiamo parlando di una gara. Stiamo parlando di una gara che... No, perché magari uno dice, cazzo, ma come? No, 30 passa litri? Vabbè. Ma perché poi, vabbè, c'è uno scarico diverso. Poi ci arriviamo e ti chiedo appunto quello del motore. Comunque, diciamo che... La moto è derivata di serie con dei serbatoi posteriori. Vabbè, dopo il piantone per mettere il roadbook e tutta la strumentazione da gara e via. Poi cosa abbiamo? Le sospensioni che sono da 48 come una forcella da cross,
abbiamo il monodisco davanti. Questa è una cosa importante, Botto, perché ci sono diverse scuole di pensiero. Ci vuoi spiegare effettivamente perché cambiare da un doppio disco anteriore a un monodisco? È per avere una frenata meno aggressiva? No, è per togliere un po' di peso, nel senso. Col doppio disco, quando la moto è dritta, che freni, veramente ti aiuta tantissimo, ma qua non siamo mai dritti, sei sempre di traverso. Di traverso, con i sassi, il sasso sulla, che si chiama, sulle piste, è tutto, è difficile. E col mono disco riesci più a giocare col freno, okay. più modulabile, okay. E per quello che si sceglie il mono disco. Ma tu lo consiglieresti ai Botu a, diciamo, una persona normale come me, no? Vuole fare una gara, vuole iniziare col mondo delle gare, compra il Tenere, inizia a prepararlo di sospensione, eccetera eccetera. Gli consiglieresti di fare una modifica a mono disco o è una cosa che... È una cosa che chi fa fuori strada a un certo livello, lo consiglio. Chi la usa e fa le strade bianche, chi la via del sale, okay. Manifestazioni che sono in Italia, la Transitalia, la Rapid Tour, o tutto, va benissimo. E anche il doppio disco. Doppio disco. Quello è veramente tanta roba. Cosa dire poi? Della moto, vabbè, il freno posteriore normale è quello di serie. È quello di serie? Quello di serie, perché metto vezzo io i dischi. Ok. Possiamo ringraziare i dischi o l'azienda o... Sì, perché anche loro di braking si sono fatti il culo. Ok, per mettere a disposizione... il massimo materiale e... Poi fondamentalmente la moto è quella, adesso sincerati che la moto è quella più o meno di serie, ti chiedo come sono andati questi primi giorni di gara, appunto i chilometri, avete già fatti molti, e come ti sei trovato? Perché comunque questa qua è la seconda gara, ma la prima gara vera lunga che fai, dopo averne fatte tantissime, oltre che le Dakar e le altre Africa e Corea, che hai anche vinto col 450, è la prima gara lunga che fai con il Tenere 700. Raccontaci un po' le tue sensazioni e anche cosa cambia a livello pratico da guidare rispetto a un 4,5. Partiamo, vabbè. Ti ho fatto due domande. Hai fatto parecchie domande, vabbè. No, la differenza di guida, bisogna cambiare un po' lo stile di guida, perché qua stiamo parlando di una moto con delle prestazioni importanti, con un peso importante di un bicilindrico. Ti posso chiedere più o meno, sappiamo il peso di questa moto? Preciso no, saremo intorno ai 200 kg, qualche chilo in meno, qualche chilo in più, ma siamo intorno ai 200 kg. Sì, sì, sì. Contro un mono, un 4,5, sì, non c'è. Pesa 140. Certo, sì, sì, sì. La differenza di peso c'è. Però, come ho sempre detto, qua stiamo parlando di una moto che è partita dalla serie. Moto di serie, che sì, uno sì, può sì. Andare a comprare al concessionario, perché ci sono i 450, sono prototipi alla fine. Certo. Studiati poi per quello. Per fare questa disciplina. Certo. Poi... E questa prima gara, questi primi 2000 passa chilometri? Io penso che sono andati bene, ho un'ottima settimana, peccato per il terzo giorno che abbiamo avuto un inconveniente. Ricordiamo che hai vinto anche uno stage, sì, che sei stato davanti a dei pilotoni, perché qua abbiamo il Jerry, c'è Svitko, c'è Benko, c'è Oliver Setter, c'è Flick che sta andando da fortissimo. Sono veramente dei buoni piloti. Quindi sei riuscito a stare davanti a dei pilotoni, sì, con sì. Il mono. Tranne quella tappa lì che alla fine ho perso veramente tanto tempo e poi sono stato penalizzato di 3 ore. Può succedere in queste gare. In queste gare purtroppo può succedere. E le altre tappe ho sempre fatto, una vinta, due volte terzo quarto, una volta quarto, ieri quarto. Lo vedete. Ottima settimana, buon ritmo, sono contento del ritmo, anche ieri 450 km speciale, guardo 8 minuti e mezzo da chi è da Flix, ovviamente lo speciale, sì. non è il distacco, è sì, 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 è poco, considerando appunto una differenza così grande per quanto riguarda quello che stai guidando, perché poi sappiamo che sulle pietre del Marocco e nell'Erg Chebbi, nell'Erg Cigaga,
sulla sabbia immagino che sì, ci siano delle belle differenze, no? È così come hai detto te, però dai, però sono contento veramente. Io penso che, come ho detto prima, Yamaha ha messo una pietra importante, dove penso nel giro di poco anche altre arriveranno. Leggevo oggi le classifiche del Media Dunas, ho visto che sta correndo la Triumph. C'è Ivan Cervantes, tra l'altro mi ha risposto ieri sera, gli ho mandato la nostra foto e ti saluta tanto. Grandissimo Ivan Cervantes. Sono stati tanti anni compagni e abbiamo battagliato veramente tanto delle due. Che bello. Io belli anni. Poi c'è Pedrello con l'anno in Division. Sì. Con l'anno in Division e case. Sappiamo già così. Ci sarà De sul 3 con col KTM. News che diamo così. Ecco, l'hanno detto. E case che entreranno importanti. Quindi si farà molto interessante nei prossimi anni. Io penso che può essere un bel riferimento per tutti. E soprattutto secondo me ci sarà molto più seguito, perché appassionare gli anni 90, dove tutti ci volevamo la Dakar e poi sognavi di andare a prendere quella moto lì che vedevi dal Tenere a, certo, alle altre moto, chiaro. E tutto. E sì, dico, si stanno ripetendo un po' quegli anni lì, no? Bravissimo. E io sono molto orgoglioso di questa cosa, perché sto guidando il Tenere. Sono orgoglioso perché un po' ci ho messo del mio a convincere Yamaha a questo progetto, perché anche loro non è così scontato, no, da portarla in gara e tutto. Gli ho detto, quando abbiamo fatto la prima volta il test, gli ho detto, secondo me ci possiamo difendere, far vedere che anche con una moto che è derivata di serie possiamo dire la nostra, non siamo lontani e tutto. E io penso quello che stiamo facendo io pure. Assolutamente. Stanno andando benissimo, come diceva Manuel, le moto stanno andando bene, quindi non ci sono grossi lavori da fare, anche oggi che è rest day. E lui, come diceva prima, diceva speriamo che ci facciano fare il meno lavoro possibile. sì. Bene, Ale, direi che non posso che ringraziarti, perché per noi appassionati poter sentire parole da te, che sei un nostro idolo, è fantastico. E niente, ci vediamo nei prossimi giorni. Grazie ragazzi, continuate a seguirci, e grazie a te Alex, che veramente stai rendendo la gara molto molto emozionante con le spiegazioni. Iniziano già gli elicotteri a muovere, sì. E devono fare anche loro la dogana. Esatto. Grazie mille Ale, ciao.